Bentrovati alla seconda edizione del TG6, apriamo con la cronaca, una storia degna di un copione da fiction TV, l'hanno definita i carabinieri, con madre e figlio nelle vesti di avvelenatori e un terzo uomo ingaggiato come picchiatore. I due cercavano di uccidere il marito di lei somministrandogli, mescolato a bevande, massicce dosi di anticoagulante che lo hanno fatto finire spesso in ospedale, in carcere per tentato omicidio aggravato e lesioni personali aggravate, madre e figlio ai domiciliari, il terzo uomo che avrebbe malmenato la vittima con una mazza da baseball. Vediamo il servizio di Andrea Costantini e poi l'intervista al comandante del Nord dei Carabinieri di Pescara, il tenente Antonio Di Dalmazzi. Miche, ha detto mamma che prima di andare in ospedale prendi una bottiglietta di Gatorade e passa l'acqua. Va bene. More? Miche? Dimmi. Hai chiesto mamma perché non hai portato il Gatorade di Tommaso? L'ho portato, l'ho lasciato sul comò. Ah, stai parlando tu. Hanno tentato di ucciderlo somministrandogli dosi massicce di Coumadin, un potente anticoagulante, ma quando i carabinieri del nord di Pescara hanno portato avanti le loro indagini e ricomposto il quadro accusatorio, due persone, madre e figlio, sono finite in carcere. Si tratta di Daniela Lorusso, 42 anni, e Michele Grosso, di 22, entrambi di Pescara. Per loro l'accusa è di tentato omicidio aggravato e lesioni personali aggravate. A subirle il marito della 42enne. Ai domiciliari è finito il 30enne di origine colombiana, Edwin Mosquera, che avrebbe tentato di malmenarlo. Una vicenda venuta fuori a seguito della denuncia di un'aggressione subita dalla donna lo scorso mese di giugno. Le intercettazioni hanno messo i carabinieri sulla pista giusta, anche se non senza difficoltà. All'inizio non era chiaro perché l'uomo avesse accusato diversi malori che lo hanno portato ad altrettanti ricoveri in ospedale. Poi l'invio di un campione di sangue al centro antiveleni di Pavia ha consentito di scovare tracce dell'anticoagulante. A casa i carabinieri hanno rinvenuto timbri falsi di medici e ricette false. Madre e figlio li utilizzavano per procurarsi il potente medicinale. I due avevano anche organizzato un agguato per procurare alle vittime lesioni che non si sarebbero rimarginate, vista la somministrazione di quel farmaco. Aggressione avvenuta con mazza da baseball lo scorso 10 luglio, a condurla due uomini, uno il colombiano, come detto, è ai domiciliari, l'altro è ricercato. Intanto mercoledì saranno interrogati alle 11.30 Daniela Lorusso e suo figlio Michele Grosso davanti al GIP del Tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea. Comparirà anche Edwin Mosquera, accusato di lesioni personali aggravate in concorso. Tenente Di Dalmazzi, è il caso di dire che avete salvato la vita ad un uomo che ha rischiato di morire assumendo dosi notevoli di un anticoagulante. Sì, la storia, come avete sentito, insomma, come si è capito, ha dei contorni veramente inquietanti. Questa coppia di madre e figlio hanno messo in atto questo piano diabolico al fine di uccidere il marito di lei. Sul momento stiamo ancora un po' brancolando nel buio, perché ci potrebbero essere varie piste, dalla pista patrimoniale alla pista sentimentale, il rancore verso la famiglia o semplicemente motivi personali loro. Però è stata veramente un'indagine che ha portato alla luce una personalità veramente incredibile ed inquietante. La vittima, oltre a rischiare la vita perché si è trovato a bere questo liquido, questa bevanda in cui era stata disciolta una quantità massiccia di medicinale, ha subito anche un'aggressione. Sì, la cosa veramente ancora più scandalosa è questa. Insomma, commissionare un'aggressione del genere al fine proprio di aggravare le conseguenze dell'assunzione del farmaco dimostra ancora di più quanto sia diabolico il piano. Sono stati dei problemi anche per i medici all'inizio per capire il perché di queste condizioni di questa persona che è stata ricoverata diverse volte in ospedale. Sì, i primi accessi al pronto soccorso risalgono addirittura al mese di marzo, quindi è evidente che la coppia stava già mettendo in atto il piano da diverso tempo. Dopo 5-6 ricoveri, dopo 5-6 accessi al pronto soccorso, si è deciso per il ricovero nel reparto di ematologia, e anche lì i medici sono rimasti abbastanza perplessi, perché nonostante vari prelievi, varie analisi, non riuscivano ancora a capire cosa stesse accadendo. Avevano addirittura pensato di inviarlo in un centro specializzato per
malattie, non so, genetiche, avevano ipotizzato degli scenari assolutamente avulsi da quello che poi era la realtà dei fatti. Quando poi hanno scoperto tutta la vicenda, e grazie al loro scrupolo che hanno inviato il campione di sangue al centro antiveleni per l'analisi, hanno scoperto la molecola di questo farmaco potentissimo, e quindi hanno capito anche loro che cosa c'era dietro. Voi siete riusciti a ricostruire questa storia, ma a scoprire soprattutto questo piano, perché stavate indagando su un altro episodio completamente slegato da questo? Sì, infatti il tutto è partito dall'aggressione che la donna ha patito a fine giugno, in cui effettivamente è stata aggredita da sconosciuti che non siamo ancora riusciti a individuare, che hanno addirittura, pare, tentato di violentarla. I carabinieri della Compagnia di Popoli stanno indagando su una presunta aggressione subita da un sedicenne nel pescarese intorno alle 22 di ieri sera. Il giovane, che si è poi rivolto ai carabinieri per la denuncia, ha riferito di essere stato avvicinato da tre sconosciuti, tutti con casco da motociclista in testa mentre faceva jogging. Uno dei tre, come detto dal minore, gli avrebbe chiesto, parlando con l'accento dell'Europa dell'Est, una sigaretta e poi, senza apparente motivo, lo avrebbe malmenato. Il sedicenne sarebbe però riuscito a difendersi, a mettere in fuga i tre aggressori, per poi chiamare i carabinieri da una abitazione vicina al luogo della presunta aggressione. Subito dopo il giovane si è fatto accompagnare a pronto soccorso dell'ospedale clinicizzato di Chieti, dove i sanitari gli hanno medicato escoriazioni con una prognosi di 5 giorni. I carabinieri hanno avviato quindi le indagini anche per cercare di chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. E ha un volto e un nome il rapinatore delle poste di Via De Amicis a Pescara, è un 27enne pescarese arrestato dalla polizia di Pescara. Punto Alfredo Primante. Gli uomini della squadra mobile di Pescara hanno individuato l'autore delle due rapine commesse ad aprile scorso nell'ufficio postale di Via De Amicis a Pescara. Si tratta di un 27enne nato ad Atri, in provincia di Teramo, ma residente a Pescara. Il primo colpo risale al 18 aprile, quando, armato di coltello e a volto coperto, il giovane entrò nell'ufficio facendosi consegnare 570 euro. Il secondo colpo, invece, di una settimana dopo, con il medesimo modus operandi, il 27enne portò via 277 euro. Fuggendo in bicicletta. L'attività investigativa della mobile ha permesso di risalire al ragazzo reo confesso, che, arrestato per rapina aggravata e posto ai domiciliari, è stato trasferito nel carcere di San Donato dopo l'evasione dalla detenzione domiciliare. Ovviamente non era facile individuarlo perché era travisato, era armato di coltello ma era travisato, conosceva perfettamente la zona perché si era dileguato perfettamente subito dopo le due rapine, non era riconoscibile dai dipendenti dell'ufficio postale proprio in considerazione del travisamento, per cui siamo riusciti ad arrivare al colpevole, che poi ha anche confessato a seguito della perquisizione, che ha permesso di ritrovare gli indumenti che aveva utilizzato durante le rapine, proprio in virtù di questa intuizione, quindi del nostro poliziotto, quindi che ha capito che poteva trattarsi proprio del rapinatore quando lo ha rintracciato. Ancora cronaca, oltre 500 tonnellate di compost disseminate su tre terreni posizionati tra i comuni di Scurcola Marsicana e Magliano dei Marsi, provincia di L'Aquila, sono state sequestrate dagli agenti della forestale del comando stazione di Avezzano. L'operazione, coordinata dal responsabile Antonio Rampini, è partita stamane e si è conclusa nel pomeriggio con il sequestro delle aree. Il sospetto degli inquirenti è che nella miscelazione del terriciato usato come fertilizzante per terreni ci siano materiali non organici. Al momento la procura ha aperto un fascicolo che ha come indagato il proprietario degli oltre 20.000 metri quadri di terreno per aver violato il testo unico ambientale. Nei prossimi giorni i prelievi di terriccio saranno effettuati dall'ARTA per analizzarne la composizione. Un progetto miliardario devastante a discapito dei cittadini abruzzesi, con tasse e tariffe e costi ambientali in larga parte irreversibili. Questa è la denuncia da parte del Movimento Abruzzese per l'Acqua sul progetto di ampliamento autostradale promosso dalla società Toto, che riguarderà l'area del Gran Sasso. Vediamo il servizio di Francesca Romana Testi. Una variante autostradale che torna a far discutere e soprattutto arricchirsi di dettagli. A renderli noti, gli ambientalisti del Movimento Abruzzese per l'Acqua, e proprio l'acqua diventa il centro delle contestazioni. Secondo le carte ottenute, infatti, nel progetto Toto, ad essere toccate dai trafori sarebbero montagne piene di acqua. Parco d'Abruzzo, Parco del Sirente, gole del Sagittario, gole di San Venanzio, impatti irreversibili su acquiferi, paesaggio, suolo e qualità della vita.
Dal punto di vista ambientale è una tragedia praticamente, perché sono trafori, prevede questo progetto trafori per una lunghezza di 50 km, e cioè andranno a bucare le montagne dell'Appennino come in 5 trafori del Gran Sasso. Addirittura vanno a bucare il parco Sirente Velino con un traforo di 13 km, i Simbruini con un traforo di 10 km e tante altre gallerie sparse per le montagne abruzzesi. Con le mappe ufficiali della Regione Abruzzo abbiamo dimostrato che questi trafori andranno a bucare 10 degli acquiferi più importanti della Regione Abruzzo, cioè l'acqua, il patrimonio, cioè le montagne che danno l'acqua anche per dissetarci e per tutti gli usi che ne facciamo. Un progetto assolutamente devastante che noi dobbiamo rimandare al mittente. Noi chiediamo ai cittadini di organizzarsi, senza parlare del consumo di suolo, della cementificazione. Un progetto miliardario che, secondo le carte esaminate dagli ambientalisti, ipotizzerebbe un risparmio di tempo traducibile con una manciata di minuti rispetto a quello attuale. Inoltre, a non convincere il movimento dell'acqua ci sarebbe la poca trasparenza adottata dal governatore d'Abruzzo rispetto all'intero progetto che interessa l'area del Gran Sasso. Nessuna trasparenza praticamente, perché le mappe le stiamo divulgando noi per la prima volta dopo un anno di discussione nelle segrete stanze ministeriali e della regione. Questo è un fatto molto grave a mio avviso. Noi le divulghiamo perché pensiamo che la trasparenza sia il primo aspetto del dibattito. Entro novembre 2017, come previsto dalla direttiva europea sulla strategia dell'idrogeno quale carburante in materia di sostenibilità ambientale, il governo dovrà presentare il suo piano nazionale per la mobilità ad idrogeno. La regione Abruzzo intanto annuncia l'avvio di un progetto pilota per l'introduzione dell'idrometano sui mezzi del trasporto pubblico. Ascoltiamo. Mobilità sostenibile, rispetto dell'ambiente e un risparmio economico. La novità della Regione Abruzzo per il trasporto pubblico si chiama idrometano, una miscela composta al 30% da idrogeno e dal 70% da metano. Un progetto pilota che sarà avviato entro un anno con l'ambizione di convertire almeno l'80% della flotta attuale in 3 anni. Dalla necessità di sperimentare un sistema di trazione che sia meno impattante possibile per l'ambiente. Noi dobbiamo ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, in particolare le polveri sottili. La sperimentazione partirà entro un anno con un primo bus, piccolo bus a 19 posti. L'auspicio è di poter entro i prossimi 3 anni alimentare tutta la nostra flotta a metano con la miscela di idrometano. La nostra flotta a metano è consistente perché rappresenta il 60% dei mezzi utilizzati per il trasporto urbano di Pescara, e stiamo sperimentando, siamo stati i primi in Italia, siamo anche orgogliosi di questo, l'alimentazione a metano sull'extraurbano. Le linee Pescara-Penne sono coperte da 2 mezzi alimentati a metano, quindi abbiamo una grande potenzialità di realizzazione anche immediata. Le nuove direttive europee sul tema dei cambiamenti climatici e di qualità dell'aria, sulla transizione da benzina e diesel verso combustibili alternative, impongono agli Stati di tutto il mondo di adottare normative sempre più stringenti in materia di emissioni di gas a effetto serra e di sostanze nocive per l'uomo. È la direttiva europea 2014/94 a stabilire la strategia dell'idrogeno quale carburante per il raggiungimento dell'obiettivo fissato al 20-20-20 in materia di clima e energia. Tant'è che anche in relazione a ciò che ci indica il piano di tutela della qualità dell'aria è stata scelta la zona dell'area di Chieri Pescara proprio per sperimentare in fase di prima attuazione questa attività che noi svolgiamo con TUA. E sulla terza giornata di sciopero indetto ieri dalla FIOM contro gli straordinari alla Sevel di Atessa, l'azienda rende noto che allo sciopero del terzo turno della scorsa notte ha aderito solo il 2,19% degli operai impegnati nel turno, in particolare 25 persone sulle 1140 previste. Se si considerano anche gli impiegati, una cinquantina, la percentuale di adesione scende al 2,1%. Il dato, prosegue la direzione aziendale, è nettamente in calo rispetto all'agitazione di sabato 16 luglio e sabato 9 luglio, quando le percentuali erano dell'8%. Lo sciopero non ha influito sulla produzione. La scorsa notte, aggiunge la nota ufficiale, sono stati prodotti 340 furgoni completi in linea con il programma di produzione previsto. I turni
turni straordinari effettuati nel mese di luglio rientravano nell'ambito di quelli previsti dal contratto collettivo specifico di FCA e hanno riferimento a picchi di richieste da parte del mercato dei veicoli commerciali. All'Aquila si stringono i tempi per la ricostruzione di Palazzo Margherita, sede del Comune, fino al 6 aprile del 2009. Si iniziano a diradare le nebbie sul futuro della ricostruzione di quella che per tutti, fino al 6 aprile 2009, è stata la casa degli aquilani. È arrivato infatti il via libera della Soprintendenza Unica per l'Aquila e Cratere al progetto esecutivo per la ricostruzione di Palazzo Margherita, sede del municipio dell'Aquila, e ottimisticamente si può pensare ad un avvio dei lavori di ricostruzione e riparazione dell'edificio già dal prossimo mese di settembre. Si è svolta giovedì scorso, infatti, l'ultima riunione alla quale hanno preso parte, tutti insieme, alla soprintendenza, il responsabile unico del procedimento e i rappresentanti della ditta esecutrice dei lavori, Samoa Restauri. Un incontro dal quale sarebbero emersi solo pareri positivi al progetto presentato al Genio Civile. Come molti ricordano, il percorso per l'ok al progetto ha subito diversi slittamenti, visto che inizialmente si era parlato di gennaio e successivamente del mese di giugno. A complicare le cose, il passaggio dei sottoservizi, i cosiddetti tunnel intelligenti che si stanno realizzando per il passaggio di reti e servizi. La vicinanza con lo storico edificio ha portato ad una revisione del progetto ed un riposizionamento degli ancoraggi a terra del palazzo per garantirne una maggiore stabilità. Modifiche per le quali si è atteso il parere positivo della soprintendenza dopo mesi di studi e approfondimenti. Il cantiere di ricostruzione, da 11,7 milioni di euro, è stato aggiudicato alla ditta campana Samoa Restauri a 8,9 milioni dopo un ribasso del 26%. I fondi sono disponibili già dal 2010, stanziati dall'allora commissario per la ricostruzione Gianni Chiodi, a cui si sono aggiunti nel 2012 i 5 milioni della donazione di Federcasse BCC. 700.000 euro e questa è la stima provvisoria dei danni causati dal maltempo nel comune di Pineto. Intanto l'amministrazione di Robert Verrocchio avvia le procedure per la richiesta di stato di calamità naturale al governo regionale. Centinaia di migliaia di euro, questa è la prima stima dei danni riportati dal comune di Pineto dopo le piogge torrenziali di qualche giorno fa. Chiesto subito lo stato di calamità naturale al governo regionale, ma nel frattempo è stato proprio l'amministrazione di Robert Verrocchio a dare risorse economiche per approntare gli interventi immediati, interventi che hanno interessato l'area della Pineta e soprattutto quella dell'entroterra, dove le strade sono letteralmente saltate per la potenza e l'abbondanza delle precipitazioni. La prima stima dei danni che abbiamo è quella fatta da lì a poche ore, il giorno dopo, di circa 700.000 euro. È vero che in quel momento non avevamo ancora contezza dei danni alla Pineta storica, che poi rappresenta un po' il nostro patrimonio più importante, per il quale siamo davvero preoccupati. Adesso in queste ore stiamo liberando, diciamo, la parte dei pini che sono caduti con delle ditte. E da un giorno o due siamo riusciti, grazie all'impegno H24 di tutti coloro che stanno lavorando, a ripristinare dei pontili in legno che erano lì sotto, e quindi crediamo che da qui ai prossimi giorni, in settimana, di riuscire a rimuovere, diciamo, del tutto i pericoli e rendere fruibile la Pineta. L'attesa ora riguarda i tempi della Regione Abruzzo, che dovrà approvare la richiesta di fondi da parte del Comune e poi capire i tempi burocratici per l'avvio di tutte le azioni di ripristino. Sicuramente abbiamo bisogno di risorse adesso, e quindi è questo l'aiuto che stiamo chiedendo alla Regione Abruzzo. E abbiamo deliberato lo stato di emergenza, per cui adesso chiederemo che la Regione, insomma, chieda anche lo stato di calamità, e poi con la speranza che possa arrivare qualche risorsa. Stiamo intervenendo con le nostre in questo momento, quindi per far fronte alle urgenze, alle emergenze, però ovviamente questo è un primo momento per superare l'estate. Eseguito nei giorni scorsi un delicatissimo intervento per rimuovere un tumore da un paziente di soli 9 anni, da un bimbo di 9 anni, all'ospedale di L'Aquila. Vediamo. Un raro tumore al femore su un bambino di 9 anni di Roma, con dolore acuto che lo svegliava di notte e rischio stop nella crescita dell'osso. All'Aquila il tumore benigno gli è stato bruciato in pochi minuti con termoablazione a radiofrequenze e, dopo due giorni, il piccolo è tornato a casa perfettamente guarito.
La radiologia interventistica d'urgenza dell'ospedale dell'Aquila, tra i pochissimi centri italiani e unico in Abruzzo, specializzata nella diagnosi tramite biopsia e nel trattamento dei tumori muscoloscheletrici, ha eseguito nei giorni scorsi un trattamento molto delicato, soprattutto per l'età del piccolo paziente, la cui famiglia risiede a Roma. La procedura specialistica, praticata sul bambino, è una delle 79 effettuate all'Aquila nel corso degli ultimi 12 mesi. Molte su pazienti che vengono affidati alla radiologia interventistica aquilana dall'Istituto Regina Elena di Roma, con cui il San Salvatore lavora da anni a braccetto. Come specialità, la branca della radiologia interventistica si occupa di tanti aspetti, ma gli ospedali che in Italia trattano i tumori all'osso, benigni e maligni, si contano davvero sulle punte delle dita e si trovano per lo più a Torino, Bologna e Roma. È il motivo per cui di tutti i pazienti che passano per l'Aquila, il 60% arriva da fuori regione. La termoablazione sul bambino romano di 9 anni, ricoverato e assistito dal reparto di clinica pediatrica, è stata attuata con radiofrequenze che attraversano la pelle e bruciano la massa tumorale in pochi minuti, a temperature anche superiori a 60 gradi. La distruzione della parte dell'osso attaccata dalla malattia è avvenuta sotto guida TAC. Il radiologo interventista Luigi Zugaro, con alle spalle diverse centinaia di trattamenti di questo tipo, con una minuscola sonda, ha raggiunto il punto del femore malato e ha proceduto a bruciare il tumore. La termoablazione, dichiara Zugaro, ci ha consentito di evitare l'intervento chirurgico che, su un paziente di 9 anni, avrebbe avuto strascichi rilevanti con ampie cicatrici e possibili complicanze post-operatorie. Il bambino è stato dimesso dopo 2 giorni e ora sta bene. Passiamo alla pagina sportiva. Ieri a Palena, di fronte ad oltre 2.000 spettatori, si sono affrontate Pescara e Teramo. I biancazzurri di Massimo Oddo, pesanti sulle gambe, hanno faticato nel primo tempo e si sono imposti 2-0 nella ripresa. Teramo compatto e pungente nel primo tempo, acclamatissimo il neo biancorosso Marco Sansovini in campo dal primo minuto e applaudito da vecchi e nuovi tifosi. Il servizio di Andrea Costantini. È stata innanzitutto una festa quella che si è consumata ieri al Campo Gli Angeli di Palena, una festa per le oltre 2.000 persone che hanno gremito l'impianto del piccolo comune della provincia di Chieti che sta ospitando il ritiro del Pescara, una festa per il calcio abruzzese perché l'amichevole ha messo di fronte le due migliori espressioni della regione, il Delfino di Massimo Oddo che sogna la salvezza in Serie A ed il Teramo di Lamberto Zauli che in Lega Pro vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista. Per il Pescara è stata la seconda uscita dopo la sgroppata con la squadra di tantistica locale. Un test di tenore decisamente più elevato ed infatti le gambe imballate dal duro lavoro dei giorni scorsi e la consistenza dell'avversario hanno reso il primo tempo insidioso per i biancazzurri, poco sciolti nella manovra offensiva e non inappuntabili nelle retrovie dove la coppia Koda-Zuparic ha avuto i propri grattacapi contro il tridente teramano. Qualche buona giocata in avvio di Cristante e un Mitrizza già attivissimo, poi il meglio i biancazzurri l'hanno riservato all'inizio di ripresa con gli innesti di Caprari e Benali che hanno dato più rapidità al gioco e non a caso hanno indirizzato il risultato finale di 2-0. L'attaccante romano, capace di guadagnarsi fallo di Peterman e trasformare il calcio di rigore che ha sbloccato l'amichevole, il centrocampista libico ha firmato il raddoppio con un tiro in corsa su assist di Manai. Il Teramo, che nelle gambe ha appena un giorno in più di lavoro, era la prima uscita e, motivato dal quotato avversario, ha sfoderato un primo tempo compatto, attenzione in difesa, cercando sortite di rimessa orchestrate da un Sansovini applauditissimo dai tifosi del Teramo e da quelli del Pescara legati al sindaco. Molto in palla il terzino d'Orazio, bene a centrocampo Peterman e Amadio. Nel secondo tempo, con le tante sostituzioni, i biancorossi hanno patito il cambio di passo del Delfino, ma resta l'impressione positiva destata nella prima parte. Peccato per le tante assenze, affaticamenti dettati dalla preparazione, Zampano, Crescenzi, Fornasier, Bruno e Aresti da una parte, Speranza, Petrella, Ilari, Carraro e Orlando dall'altra. La preparazione prosegue, giovedì di nuovo in campo entrambe, il Pescara contro il Frosinone, da valutare se si giocherà o no a Palena. Per il Teramo, amichevole ad Avezzano, prima del debutto ufficiale in Team Cup di domenica ad Alessandria. E prima della partita ha parlato in conferenza l'allenatore del Pescara Massimo Oddo, che ha fatto il punto sul mercato e quello che si aspetta nelle prossime settimane. Ascoltiamolo. Dovranno arrivare giocatori che vanno a completare una rosa, non è che vengono a fare i titolari. Se lo meritano giocano i titolari, se no giocano quelli che ci sono perché sono anche abbastanza bravi, quindi non è un grosso problema. Però la concorrenza è normale che ci sia, più vai su in alto e più è la normalità.
No, non temo di perdere Verre. Se Verre starà qui, io sono contentissimo che è qui. Se Verre dovesse andare via, sono contentissimo che va via, perché vuol dire che è una sua scelta. E allora non ci poteva dare nulla. Che una sua scelta vuol dire che non ha le giuste motivazioni o più motivazioni ad andare da un'altra parte, e noi faremo con altro, senza problemi. Non puoi fare nulla in questo caso. No, ma io posso anche mettere il veto, ma se poi il ragazzo vuole andare via, io voglio motivazione, voglio giocatori motivati, voglio giocatori che credono ciecamente in questo progetto, e soprattutto voglio giocatori che credono in se stessi. Sicuramente una pedina serve, adesso se più in mezzo, più una mezzala, a questo non posso rispondere, però secondo quella che è la mia mentalità cercheremo di trovare un giocatore che sa fare più ruoli, come lo sono tutti i nostri giocatori del centrocampo. Verre può fare il trequartista, la mezzala, il play, Memuscià è più o meno la stessa cosa, e Torreira l'anno scorso faceva tutti e quattro i ruoli, e Benali può fare il trequartista e la mezzala, quindi nella nostra idea di gioco, che è un gioco in cui c'è anche molta interscambiabilità dei ruoli e quant'altro, e facciamo di questa la nostra forza, ho bisogno nei limiti del possibile avere giocatori che sappiano fare più cose. Ma non mi fate i nomi, non vi rispondo sui nomi, noi dobbiamo cercare una punta. Chi mi chiedete? Chi? Non lo so, vedremo. Mi propongono 100 giocatori al giorno, io li vedo, li valuto con attenzione e poi sceglieremo. Allora, l'identikit della punta deve avere due caratteristiche: deve essere funzionale e deve essere forte. Deve essere funzionale e deve essere forte. La struttura non conta. Se uno è forte, può essere 1,90 o 1,70, per me è sempre forte, quindi non cambia niente. L'attaccante della Pescara, Alessio Di Massimo, giocherà il prossimo anno in Lega Pro con la San Benedettese. Il giocatore, che ieri ha disputato una buona parte della ripresa nell'amichevole contro il Teramo, ha lasciato oggi il ritiro biancazzurro di Palena e si unirà alla squadra allenata da Ottavio Paladini, che sta svolgendo la preparazione pre-campionato nel ritiro umbro di Cascia. E soddisfatto dopo la prima uscita stagionale il presidente del Teramo Luciano Campitelli, che annuncia: Amadio resta con noi e in settimana prolungherà il contratto. Penso che sia stata una festa sia per i nostri tifosi che quelli del Pescara, è amichevole, quindi non ci dobbiamo né esaltare né abbattere. Credo che abbiamo fatto un primo tempo molto bello. Credo che la squadra sia una squadra molto equilibrata, che piace giocare a calcio, ma la cosa più importante è che stanno creandosi tra di loro un gruppo importante, un gruppo che c'è scherzosità, spirito giusto, e questi sono i primi segnali importanti. Il nostro obiettivo, senza creare grossi entusiasmi, rimane i play-off, e noi su questo dobbiamo lavorare partita dopo partita, cercare di fare i play-off, di far crescere la squadra, perché è una squadra molto giovane, e se cominciano a fare risultati, a crescere, sicuramente ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Oggi in campo Amadio dal primo minuto, si è parlato tanto della sua situazione, resta a Teramo, sarà uno dei tasselli per la prossima stagione? Ma Amadio si è visto oggi quanto vale, resterà a Teramo, in settimana allungheremo il contratto, e quindi è un giocatore importante del Teramo, è un giocatore che dovrà restare a Teramo ancora per qualche anno. C'è sempre questa incognita del Parma, no? Che se fosse inserito in un girone renderebbe difficile la lotta per il primo posto, però insomma è una squadra questa che può far sognare. Io credo che i gironi, se li fanno nel giusto, il Parma deve stare nel girone del nord, noi dobbiamo stare nel girone del centro e poi ci sarà il girone del sud. Invece, se vogliono mischiare tutto, giustamente, dove si farà sorteggio e dove si andrà a capitare, giusto come adesso che noi giochiamo da Alessandria, non possiamo competere con
con una società e con una squadra come Parma che ha fatto la Serie A per tantissimi anni. Noi il calcio è bello perché le sorprese possono avvenire in qualsiasi momento, noi non dobbiamo fare la corsa sicuramente a nessuno, noi giocheremo le nostre partite e abbiamo tutto per poter toglierci qualche soddisfazione e cercheremo di toglierci. Ed è tutto per questa seconda edizione, l'appuntamento con il TG6 torna puntuale alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.